miei genitori sono venuti negli anni 73-74. Lavoro anche io in fabbrica, mio padre, anche mio nonno ha lavorato qua e poi adesso lavora anche il mio figlio qua, mi trovo bene. Quattro generazioni di lavoratori Volkswagen. Quattro generazioni. Era il 1955 quando si firmò un accordo bilaterale per il reclutamento di manodopera italiana in Germania. Partirono in 50.000, con il cuore infranto, ma con una valigia di speranze. I tedeschi pagavano gli assegni familiari, anche se a volte gli italiani dormivano in baracche di legno. Numerosi furono quelli che arrivarono qui, a Wolfsburg, quartiere generale della Volkswagen. La Volkswagen è praticamente morta. Ci dicono, alcune fabbriche chiuderanno. Gli operai oggi sono sotto shock. Rischiano tutti il posto di lavoro. Tre fabbriche chiuderanno. Colpa del calo delle vendite delle auto elettriche in Europa e dell'export verso la Cina. Devono chiudere delle fabbriche. Più di una. Più di una, non, anche in Germania dobbiamo lottare. E che non facciamo quello che ha detto il datore di lavoro. Figlia di un emigrato di Reggio Calabria, Daniela Cavallo è la sindacalista più potente della Volkswagen. Rappresenta 662.000 operai in tutto il mondo. Questa è una deindustrializzazione usata dai datori di lavoro per delocalizzare. È un pericolo per tutta la Germania. Dopo 30 anni che abbiamo un contratto collettivo dove ci garantiscono che non fanno licenziamenti, adesso vogliono smettere con questo contratto. E quindi per noi. Fino al 2029? Sì. Quindi stanno stracciando questo contratto? Infatti. E voi avete detto no, grazie? No.